presente, tu te ne sei dimenticato probabilmente, ma magari è bene farlo presente. Per le dichiarazioni di voto il massimo di tempo è 3 minuti. Replico immediatamente per il fatto che, essendo un congresso di poche persone, ho ritenuto in scienza e coscienza di lasciare il dibattito un po' più aperto. È stato un proposito di assolutamente deliberato. Non era un rimprovero alla presidenza, era una richiesta di replica, considerato il fatto che si è, come dire, abbiamo derogato su questa cosa, derogiamo anche su quest'altra. Ma dunque, Fabrizio. Allora, innanzitutto la proposta di ricorrere a Viale, e quindi di fare presente a Viale, magari proprio in occasione del prossimo congresso di Radicali Italiani, la grave irregolarità che abbiamo subito, credo che fosse venuta proprio da me, e comunque io la considero, allo stato attuale, visto che ho presentato questa mozione, come la strada, come dire, la seconda strada da percorrere, nel caso la prima non andasse a buon fine. Mi spiego. Siccome è passato molto tempo dall'ultimo rapporto che abbiamo avuto con Staterini, molto tempo, parliamo di febbraio, credo, al massimo, forse anche di meno, io credo che sia necessario, in vista, a 2 passi dal congresso, a pochi giorni, poche settimane dal congresso di Radicali Italiani, riportare a Staterini questa rogna, vedere come si comporta, riportare all'attenzione nostra, all'attenzione del segretario di Radicali Italiani e, chissà, questo non possiamo saperlo, magari anche di tutti gli altri dirigenti di Radicali Italiani, e se non si muove nulla, andare al congresso e parlare di Viale. È una questione strategica. Io capisco i principi, ma io credo che certe volte in politica la necessità venga prima dei principi. E in questo momento forse strategicamente è più utile per tutti riportare la questione immediatamente, come dire, all'ordine del giorno, perché è passato troppo tempo dall'ultima volta che è stata affrontata, tanto dal segretario di Radicali Italiani quanto da parte nostra. Intendiamoci, quella che chiedo io è una modifica statutaria che al momento del non avvenuto riconoscimento non avrebbe alcun valore. Quindi sono anche disposto ad emendare questa mozione scrivendo che, in caso di non riconoscimento, di reiterato non riconoscimento da parte del segretario di Radicali Italiani, tale mozione, tale modifica statutaria risulta nulla. Questo sono disposto a farlo, anzi credo che lo farò, ma credo che il tempo sia scaduto. Tempo in realtà è spirato come una pace degli scaramantici, quindi non posso farlo. Che devo dire, credetemi sulla parola, sicuramente si farà così. A volte, ripeto, secondo me, nella mia modesta opinione, la necessità in certi casi è più importante dei principi. E questo è tutto. Ringraziamo Gabriele Ceccarelli. Se non sono presenti altre dichiarazioni di voto, procediamo alla votazione della mozione particolare. Cartellini in alto per chi è a favore. Alto, 5, 6, 7. Ok, 7. Allora, 7 a favore. Chi è contrario può alzare il cartellino. Chi si astiene? La mozione. No, chi si astiene? 2 astenuti. La mozione è comunque stata. Sì, voto a favore. Allora sono 8 a favore. 8 a favore, allora chiediamo scusa, comunque sia, la mozione è approvata. Passiamo alla mozione generale. Posso proprio dire una cosa prima che passiamo a quella generale? Al microfono? Sì, ok. Cioè, sempre. In funzione del fatto che della mozione congiunta, sì, no, dovrebbero essere 2 testi convergenti, completamente uguali. Noi del meeting abbiamo fatto un ulteriore emendamento con la timeline, quindi non abbiamo discusso. Ho capito, io pensavo che arrivassimo qui con lo stesso testo, però scusate. Allora, il testo è stato testo fatto presente, scusate, no. Allora, il testo l'ho detto pure a noi è pervenuto un testo di una mozione che ha avuto le firme degli iscritti.
È stato proposto un emendamento a questa mozione, il primo firmatario l'ha citato, è stata sottoposta a votazione, gli iscritti l'hanno votato. Sì, io non ho fatto il tempo a leggerlo prima. Ho capito, i termini sono spirati, sempre con buona parte di grammatici, per cui... In realtà non è assolutamente... un termine di tempo che per parte caso non c'è... Non per, ho capito l'obiezione, chiedo scusa. Per quanto riguarda appunto un feedback per gli iscritti, entro un termine continuo a non capire l'obiezione. Praticamente per quanto riguarda questa diciamo, cooperazione, collaborazione, come vogliamo chiamarla, okay, insomma, avevamo aggiunto un ulteriore emendamento che prevedeva appunto che fosse data risposta agli iscritti riguardo appunto gli organi dirigenti che devono verificare le modalità e le condizioni di collaborazione, bla bla bla, con una scadenza che avevamo fissato il 30 aprile 2014. Scusa, allora, mi sfugge il problema, evidentemente non sono tu, lo dicevo. A me sfugge l'immagine. No, mi sfugge il problema, nel senso che è stata proposta una mozione particolare. La mozione particolare è stata sottoscritta. Sottoscritta è stata presentata, tutto nei termini. Presentata è stata... Maurizio Rina? Sì, Maurizio Rina, scusa. No, vabbè, come per me presentata è stata emendata sulla base di una proposta che è venuta da uno scritto, nello specifico dalla tua persona, il primo firmatario ha accettato, è stata votata e è stata approvata. Sì, sì. Ed abbiamo due testi non completamente convergenti. È possibile inserirlo come raccomandazione? In realtà i testi sono tutti ispirati. Dice se l'accetti come raccomandazione. La possiamo accettare come raccomandazione? Si può fare? Sì. La scadenza per comunicare qualcosa agli iscritti sui lavori in corso riguardo questo tipo di collaborazione. Quindi niente, niente di più di questo. Non ho nulla da aumentare. Va bene. Per me non è un problema. Allora, formulato un testo di raccomandazione, la sottoponiamo al voto degli iscritti. No, può raccoglierla direttamente le cariche che subentreranno, possono raccoglierlo. Ok, allora nel discorso da parte cui si presenta la candidatura può essere. Da parte di Simone Lelli è presentata una raccomandazione volta a dare risposta agli iscritti circa la verifica delle condizioni delle modalità di collaborazione tra parte in capo e degli ecologisti entro e non oltre il 30 aprile 2014. Allora, come presidenza prendiamo atto di questa raccomandazione e eventualmente chiediamo che gli organi che subentreranno nella carica di segretario e tesoriere, immagino, se lo vogliono, possano fare propria questa raccomandazione. Okay. Procediamo a questo punto alla votazione della mozione generale. Mille grazie. Alla votazione della mozione generale, di cui do lettura. Iscritti all'Associazione Radicale Antispecista Parte in Causa, riuniti a Roma il 12-10-2013 nel congresso annuale, ascoltate le relazioni del segretario e del tesoriere, le approvano. L'Associazione Radicale Antispecista Parte in Causa ringrazia Davide Battistini per la sua battaglia non violenta che ha portato, dopo 43 giorni di sciopero della fame, il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna a calendarizzare e successivamente approvare una proposta di legge che per la prima volta in Italia impone il divieto assoluto di tenere cani alla catena su tutto il territorio della regione. Ringrazio i militanti che hanno aderito al Satyagraha detto dall'associazione per sostenerlo. Preso atto con favore del progressivo adeguamento a quanto sancito dalla legge 413 del 1993, norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, di alcuni atenei e istituti di ricerca precedentemente inadempienti. Considerato che il 68% delle facoltà universitarie italiane ignora in parte o del tutto gli obblighi sanciti dalla legge 413 del 93, Chierici / Mamone Capria, Fondazione Hans Reuch 2012, che studenti, ricercatori e altri operatori non sono spesso a conoscenza del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, soprattutto a causa del fatto che tra gli obblighi più frequentemente disattesi da parte delle facoltà vi è quella di assicurare massima pubblicità, articolo 4 paragrafo 3 della legge, che l'esistenza di una legge nazionale, legge 337 18 marzo 68, che riconosce la funzione sociale dei circhi equestri, rende impossibile l'abolizione degli iure e dell'utilizzo di animali nei circhi da parte dei comuni.
che l'Unione Europea e gli Stati membri erogano miliardi in euro ogni anno all'industria zootecnica, rendendo gli allevatori di fatto immuni agli effetti negativi di eventuali cali di domanda di carne e derivati animali. Tutto ciò considerato, l'associazione si impegna a proseguire il monitoraggio dello stato di applicazione della legge 413 del 93 nelle università e negli istituti di ricerca italiani, segnalare alle procure competenti i casi di inadempienza e seguirne l'iter giudiziario. Dare avvio a una campagna di informazione sulla legge 413 del 93 rivolta a studenti, ricercatori e altri operatori. Intraprendere una campagna di iniziativa popolare nelle forme che si riterranno più opportune, con lo scopo di abolire de facto l'utilizzo di animali negli spettacoli circensi nel comune di Roma Capitale. Istituire un gruppo di lavoro allo scopo di individuare proposte atte a portare all'abolizione dei sussidi statali o comunali all'industria zootecnica, all'industria zootecnica, nonché all'abolizione della caccia sul territorio italiano. Considerato infine che l'operatività dell'associazione è limitata dalla carente capillarità sul territorio, l'associazione impegna gli organi dirigenti ad adoperarsi per porre rimedio a tale difetto. Primo firmatario Maria Giovanna Devetag, a cui do la parola per l'illustrazione della medesima mozione. Grazie Presidente, posso prendere il testo? Allora, illustrerò la mozione abbastanza brevemente perché alcuni dei punti programmatici della mozione sono già in realtà stati toccati nella mia relazione. Allora, per quanto riguarda il primo obiettivo è quello appunto relativo al proseguimento della campagna Nulla da obiettare, quindi nella fattispecie il monitoraggio dello stato di applicazione di rispetto della legge 413 nelle università e negli istituti di ricerca italiani, segnalando alle procure competenti i casi di inadempienza e poi procedendo appunto come illustrato e come già fatto nei casi che abbiamo appunto seguito in questo primo anno. Contestualmente alla parte appunto di monitoraggio e di segnalazione, la campagna dovrebbe appunto affiancare un'opera di informazione il più capillare possibile sulla legge relativa all'obiezione di coscienza, in particolare ovviamente rivolgendosi agli studenti, ricercatori ed altri operatori del settore. Quindi questi primi due obiettivi della mozione generale hanno a che fare con il proseguimento della campagna Nulla da obiettare, che secondo noi appunto, per i motivi che anche illustravo precedentemente nella mia relazione, è una campagna significativa e importante per una serie di ragioni. Passo al terzo punto su cui invece non si è parlato finora, che riguarda gli animali nei circhi. A questo proposito abbiamo iniziato a lavorare, e in realtà siamo già a buon punto, all'elaborazione di una bozza di ordinanza sindacale o delibera di iniziativa popolare che abbia l'obiettivo di vietare di fatto l'attendamento di circhi con animali all'interno del comune di Roma. Perché dico de facto? È spiegato nella premessa della mozione. Esiste purtroppo una legge nazionale, la legge 337 del 18 marzo del 68, che riconosce la funzione sociale dei circhi equestri. Questa legge nazionale, finché rimarrà in vigore, rende di fatto qualsiasi legge comunale, qualsiasi ordinanza comunale che vieti l'attendamento ai circhi con animali assolutamente e facilmente impugnabile da un ricorso al TAR. Abbiamo visto diversi esempi di ordinanze comunali che sono un po' spuntate, devo dire, in varie città e comuni d'Italia in quest'ultimo paio di anni, una serie di ordinanze comunali appunto che vietavano, a volte in maniera esplicita, altre volte in maniera implicita, l'attendamento ai circhi con animali, venire annullate da sentenze del TAR. E molto spesso le motivazioni erano appunto il conflitto con una legge di rango superiore, che è appunto la legge nazionale. Di conseguenza, naturalmente bisogna lavorare per abolire o modificare la legge nazionale, in particolare per la parte che riconosce la funzione sociale dei circhi con animali. E nel frattempo però, se si vuole agire in questo senso a livello di singoli comuni, è necessario elaborare delle iniziative legislative che portino non ad un divieto de iure, ma a una sorta di divieto de facto, sostanzialmente restringendo, aumentando i criteri, rendendoli più restrittivi i criteri
che i circhi e questi devono soddisfare per poter, diciamo, avere parere positivo alla loro domanda di attendamento. Questa è una strada che è stata seguita da alcune ordinanze comunali più recenti e noi abbiamo preso a modello una delle più avanzate in questo senso, che è l'ordinanza comunale di Alessandria, che appunto è un'ordinanza che non vieta esplicitamente l'attendamento a circhi con animali, ma sostanzialmente rende la procedura più difficoltosa, la procedura di domanda, e introduce criteri più stringenti. Tuttavia bisogna anche dire che la stessa ordinanza di Alessandria è stata anch'essa bocciata da un ricorso recente al TAR. Quindi anche nel caso di ordinanze, diciamo, avanzate in questo senso, purtroppo non è possibile annullare questo rischio di vedersi l'ordinanza annullata. Noi abbiamo comunque preso a modello la direttiva di Alessandria, che era delle più avanzate, e seguendo alcuni dei suggerimenti, tra l'altro, che venivano forniti da esperti legali per rendere la, ovviamente a seguito della, dell'esamina della motivazione della sentenza, della motivazione della sentenza del TAR, abbiamo preso quindi la direttiva di Alessandria introducendo delle modifiche che dovrebbero in teoria rendere l'ordinanza ancora più robusta, ancora meno a rischio di bocciatura da parte del TAR. Naturalmente purtroppo non possiamo avere la certezza che questo sia. Una volta predisposta una bozza che potremmo considerare definitiva, a quel punto sarà opportuno valutare la strada più efficace. Vi sono due possibilità: una è forse quella relativamente più facile, ed è quella della petizione popolare che non richiede un numero minimo di firme, ma non è in alcun modo vincolante per il comune, per il sindaco. L'altra strada, a nostro modo di vedere, molto più forte, nonché molto più vincolante per il Consiglio Comunale, è quella della delibera di iniziativa popolare. La delibera di iniziativa popolare, una volta raccolto il numero necessario di firme, che sono 5.000, non vorrei dire scemenze, sono 5.000, insomma, al 99,9%, è vincolante nel senso che il comune è tenuto a calendarizzare la discussione della delibera entro 6 mesi dal deposito. Quindi naturalmente sarebbe uno strumento preferibile, naturalmente dovremo verificare se avremo le forze per farlo, ovviamente cercando collaborazioni in questo senso, perché si tratterà di collaborare a raccogliere un numero sufficiente di firme, altrimenti appunto resta la strada della petizione, che è comunque un segnale da dare, anche se naturalmente è un segnale, come dicevo prima, meno vincolante per l'amministrazione comunale. Questo per quanto riguarda il punto 3 della mozione generale. Il punto 4 è un punto, a mio avviso, molto importante, anche se naturalmente per l'entità dell'obiettivo è una campagna che non può che essere a medio termine, e riguarda l'istituzione di un gruppo di lavoro, di un gruppo di studio, centrato sullo scopo di individuare delle proposte atte a portare all'abolizione dei sussidi statali o comunitari all'industria zootecnica, nonché all'abolizione della caccia sul territorio italiano. Vorrei in particolare dire due parole sul primo dei due temi, che riguarda appunto i sussidi all'industria zootecnica, e in parte si ricollega un po' anche a quanto io dicevo, ho detto nella mia relazione, sulla per ora purtroppo scarsa efficacia delle campagne sul veganismo e in generale, diciamo, della strategia del proselitismo vegano. Una delle ragioni che rende il proselitismo vegano poco efficace è dovuta proprio al fatto che l'industria zootecnica, perlomeno a livello europeo, è fortemente sovvenzionata da sussidi che in gran parte sono comunitari, e questi sussidi hanno naturalmente molti effetti, e uno dei principali è quello di appunto rendere gli allevatori in gran parte largamente immuni a fluttuazioni nella domanda. Volevo citarvi qualche dato così che ho preso da un rapporto di due svedesi, che non è nemmeno aggiornatissimo, quindi probabilmente i dati sono ancora peggiori. Per esempio, si rileva che il totale degli interventi e degli aiuti diretti da parte dell'Unione Europea al settore dell'allevamento nel 2007 ammontava a 3.500.704.000 euro,
Quindi si parla di, diciamo, miliardi di euro che l'Unione Europea assegna all'industria zootecnica. Probabilmente tu avrai dati più aggiornati, credo. Per esempio, un aiuto, sempre in questo rapporto si legge che da una parte ciò che va sotto il nome di aiuto diretto è offerto agli agricoltori che allevano una certa specie animale o per la produzione di specifici prodotti animali. In aggiunta esiste un tipo di aiuto che va sotto il nome di interventi, che prevede che l'Unione Europea intervenga ad assicurare la domanda di prodotti agricoli attraverso una serie di misure. Poi naturalmente vi è da distinguere tra aiuti diretti e aiuti indiretti, perché gli aiuti arrivano in forme molteplici. Quindi in sostanza per molte delle cose che si dicevano prima, e cioè perché si cominci a lavorare e ragionare anche su strategie alternative al veganismo, anche non in contrapposizione, sia chiaro, ritengo sia opportuno e necessario avviare appunto un lavoro in questo senso, per colpire non solo e sempre il consumatore, che spesso è l'anello più debole della catena, ma per cominciare a colpire la produzione. E questo lavoro dovrebbe avere alcuni obiettivi, innanzitutto per esempio scoprire l'esatto ammontare di questi incentivi, comprendere quanta parte di questi finanziamenti, quanta rilevanza hanno questi finanziamenti sul bilancio degli allevatori, calcolare il costo esatto della carne e di altri prodotti animali e determinarne la percentuale visibile e la percentuale occulta, identificare quelli che sono i principali beneficiari di questi incentivi, che di solito non sono i piccoli allevatori. Non è che a noi vadano bene i piccoli allevatori, ma naturalmente se riusciamo a in qualche modo danneggiare le grandi realtà, insomma, penso sia un vantaggio. Ecco, quindi cercare di, per esempio, anche spezzare il circolo vizioso per cui negli allevamenti le entrate dai sussidi sono spesso maggiori dei guadagni legati alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti. E con l'obiettivo appunto naturalmente da portare avanti necessariamente attraverso ampie alleanze di portare all'abolizione di questi sussidi. Io credo che su questo tema un'alleanza ad ampio raggio nonché una sensibilità diffusa non sia difficile da trovare, vuoi per motivi che sono i nostri, che sono motivi fisicisti, vuoi per motivi ambientali legati alla salute, legati a, anche se vogliamo, a discorsi di tipo strettamente economico, esatto, di liberismo, insomma, di diciamo avversione a misure protezionistiche. Ecco, per questo motivo quindi io ritengo sia importante che si cominci a lavorare in questo senso, e la mozione quindi chiede, diciamo, un impegno dell'associazione in questo senso. L'ultimo punto è legato al fatto che quest'anno non siamo riusciti, per una serie di ragioni, a cercare di essere più capillari sul territorio italiano, cercare in qualche modo di avviare per esempio una campagna di iscrizioni o magari delle campagne di finanziamento su obiettivi specifici allo scopo di acquisire una maggiore capillarità sul territorio. Come evidenziava il tesoriere, abbiamo un paradosso, nel senso che siamo un'associazione teoricamente nazionale, ma la nostra portata di fuori di Roma, per ragioni banali logistiche, è per ora molto limitata. E considerato che la capillarità e la presenza sul territorio ci è fondamentale, per esempio per portare avanti la campagna informativa sull'obiezione di coscienza, ritengo sia importante che gli organi dirigenti in qualche modo si attivino per appunto diventare maggiormente presenti oltre i confini di Roma. Metterla ai voti. Allora, mozione generale, così come illustrata, chi è favorevole può alzare il cartellino. Dodici favorevoli, chi è contrario? Astenuti? Okay. Un astenuto? Okay. Va bene, allora, la mozione generale è approvata. Direi un applauso a questo gruppo, perché veramente interessanti, che richiedono, credo, una sinergia anche da parte di forze che vanno ben al di là dei fatti in causa, perché effettivamente le cose da fare hanno un profilo di complessità estremamente variegato, estremamente notevole dal punto di vista quantitativo. Dunque, all'ordine del giorno abbiamo
adesso il candidature e rinnovo delle cariche statutarie. Direi di procedere in questo senso, nel senso che di far pervenire, scusate compagni, far pervenire alla presidenza ora sostanzialmente eventuali candidature per la carica, per le cariche statutarie, cioè per la carica di presidente. Presidente per le seduti, sì. La carica di presidente, il piccolo padre Stalin, per la carica di presidente, per la carica di segretario e per la carica di tesoriere. Come dire, i campioni uscenti, come dicono i francesi, sono Pulia per la presidenza, ritirato poco dopo la sua nomina, Maria Giovanna Demetag per la segreteria e Gabriele Ceccarelli per la tesoreria. Avevo visto una mano alzata da parte di... Io volevo proporre anche la votazione del presidente onorario. Allora, sì, il riassumo brevemente, Lelli propone la votazione di un presidente onorario. Chi... Attenendomi al regolamento. Microfono, vieni qui. Ah, sì, conviene che allora vieni qua. Articolo 5.2 che prevede, qualora un iscritto ne faccia richiesta, si procederà alla votazione di questo onorario. Sì, ok, assolutamente. Ok, allora, quindi le cariche statutarie da mettere ai voti sono sostanzialmente quattro. Ci sono candidature per ciascuna di queste cariche? Posso andare io? Ti vuoi candidare? Puoi... Voglio candidarmi e voglio candidare altre persone. Ok, allora, la parola per la candidatura a Gabriele Ceccarelli. Allora, partiamo da la carica meno... apparentemente meno impegnativa di tutte, ma secondo me di grande importanza visto quello che è stato discusso finora e soprattutto approvato. Visto il grande impegno che questo congresso ha deciso di mettere per contrastare e per contrastare l'attività venatoria, per arrivare al suo totale divieto, io propongo il professor Carlo Consiglio alla presidenza onoraria di parte in causa. Sempre in relazione a quanto è stato discusso e approvato da questo consesso, io volevo proporre alla presidenza Simone Lelli, il tesoriere dei Radicali Ecologisti, visto che è stata, come dire, già al meeting dei Radicali Ecologisti, all'assemblea annuale che si è svolta poche settimane fa. Io e Giovanna siamo entrati nel direttivo, siamo stati eletti nel direttivo, è stata suggellata sia lì che qui una collaborazione che si annuncia proficua. Direi che anche in questo caso sia il caso di come dire, presentarci all'opinione pubblica con una presidenza che rifletta quanto è stato deciso. Quindi Simone Lelli, se vorrà accettare, alla carica di presidente. Infine, presidente, già tesoriere di Radicali Ecologisti. Infine, visto che quanto proposto dalla mozione è in continuità con quanto è stato fatto in questo anno di attività politica, io volevo ricandidarmi nuovamente alla tesoreria e volevo ricandidare Maria Giovanna Demetag alla segreteria di parte in causa. Grazie Gabriele Ceccarelli. Ci sono altre proposte di candidature e o candidature che vengono avanzate alla presidenza? Devi anche vedere se le persone che ho candidato accettano. E dopo verificare che le persone indicate da chi ha fatto la proposta procedono a loro volta a rovinarsi l'esistenza, no, ad accettare questi gravosi e straordinariamente soddisfacenti incarichi, per cui Maria Giovanna tu accetti? Sì, accetto. Ok, Maria Giovanna accetta, Gabriele si è proposto da sé, quindi va da sé. Il candidato a presidente onorario che mi perdonerà se non è Carlo Consiglio, mi perdonerà se non ricordo il nome. Accetto e ringrazio. Accetta e ringrazia. E,
Simone accetta e ringrazia anche lui. Ok, quindi vegano, tutti hanno accettato. Compagni, cerchiamo di non mandarlo in pacca. Dunque, tutti hanno accettato la candidatura, che direi a questo punto devono essere messe ai voti singola. Prego. Ah, devono essere messe ai voti singolarmente. Allora, come procediamo? Adesso sto distribuendo i bigliettini. Ah, ok, perfetto. Allora, il tesoriere uscente sta distribuendo i bigliettini per la votazione. Grazie. Sì, devo nominare due scrutatori appena terminate le votazioni. C'è qualcuno con il cartellino? La scheda elettorale? Allora, tutti hanno ricevuto la scheda elettorale? Sì. Direi di sì. Allora, a questo punto si aprono le votazioni, dovremmo individuare un'urna. Ecco. Il cognome o anche il nome? Come più le aggrada. Eh? Come più le aggrada. Basta che si identificate. E Simone come si chiama di cognome? Lelli. Si chiama Lelli. 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 Allora, dunque, si sta procedendo al voto. L'urna è rappresentata da un casco. Da un casco, come vedete noi antispecisti siamo per il riciclo. Stiamo procedendo al voto. Ripiegatela in quattro, non fate con me, che deve essere riconoscibilissimo. Stiamo procedendo al voto. Se avete votato, l'urna è qui. Figa. Allora, stiamo terminando le operazioni di voto, l'urna è presso la presidenza, vi prego di provvedere con una certa sollecitudine, non peraltro ma per i tempi radiofonici, perché sennò rimaniamo, facciamo dei silenzi radiofonicamente complessi. Allora, chiedo all'Assemblea se tutti hanno proceduto al voto. Manca uno. Pensare, cioè. L'esercizio. Allora, abbiamo votato tutti. Molto bene, quindi dichiaro chiuse le votazioni e devo provvedere alla nomina di due scrutatori. Una scrutatrice la individuo nella persona di... la nomenclatura mi sfugge. Teresa Piedovenia. Dentamauro Piedovenia. E... Denta, ok. C'è qualche altro volontario che si offre? Mattia Caruso, abbiamo detto. Proprio perché è volontario. Per cui adesso procediamo alle veloci operazioni di spoglio delle schede. L'urna è questa, mettetevi qua in un angolo e guardate. Questo richiederà qualche secondo, per cui non so radiofonicamente come dovremmo gestire questa situazione. Discorso. Dai, scrutatore. Allora, segretario Deveta. No, si programma dopo, si fa in religioso silenzio e poi. Sotto chi è quarta? Sotto chi è qua? No. Segretario, tesoriere, confidiamo nell'abilità del montatore di questo momento. Sta procedendo allo spoglio. C'è una musichetta. Non abbiamo il fattore di intrattenimento. Tutti e quattro.
sembra tutti e quattro. Anche il conto dei votanti. Intanto faccio un conto dei votanti. Allora, sono terminate le operazioni di spoglio, gli scrutatori provvedono a fornire il presidente dei dati. I dati? Posso? Ah, i dati. Aspetta, devi scrivere. Grazie. Nella mia vita ho fatto tante cose, l'avvocato, la comparsa al cinema, anche il chirichetto, ma mai il presidente di assemblea, quindi chiedo venia per i momenti di... Invece sei molto efficiente. Allora, presenti 13 e il voto è stato così ripartito. Ceccarelli quale tesoriere 13 voti, Devetag quale segretario 13 voti, Consiglio quale presidente 9, Lelli quale... Consiglio quale presidente onorario 9, Lelli quale presidente 13. Per cui gli eletti sono quelli che vi ho programmato adesso, direi un applauso. Allora, direi che abbiamo esaurito i lavori di questo primo congresso dell'Associazione Antispecista Radicale Parte in Causa. Io ringrazio tutti gli intervenuti per la pazienza, per la benevolenza, per i contributi che hanno saputo dare a questa prima assemblea che credo resterà come pietra miliare nella storia associativa, se non altro per l'ottimismo della volontà che non si è mai stancato di combattere del Presidente. E ringrazio tutti e quindi dichiaro chiuso questo primo congresso. Grazie.